Quest'anno aprirà in Italia la mostra Miracolo Culturale Cinese, esposizione storica e culturale del Tempio Yunju di Beijing. Oggi entreremo nel Tempio Yunju per dare un'occhiata e scoprire il fascino millenario di questo antico luogo di culto. Matteo, hai mai visitato un tempio cinese prima d'ora? Sì, ne ho visitato diversi a Beijing, però non ho mai visto le sculture buddiste scolpite in pietra. Allora, non puoi perderti la grotta delle scritture buddiste nel Tempio Yunju. Serafina, sai cosa sarà in mostra del Tempio Yunju in Italia? Per rispondere a questa domanda dovresti chiedere al responsabile del Tempio Yunju. 2013年开始呢，我们云居寺就推出了一个主题展览，叫《中华文化奇迹：北京方山云居寺历史文化展》。在这个展览过程当中，主要着重呢以这个千年可经史呢为主线，用文字、图片和这个。 史无相及和的方式呢，尽可能的展现云居寺历史的这个文脉和我们这个方山实际的坎坷的过程。随着这个展览的进一步的这个加强呢，我们又走出了国门，先后在缅甸和德国呢举办了这种专题的展览。我们想呢，在接下来呢，能够争取呢走进意大利，让意大利的这个观众呢和这个文化爱好者呢。 Allora, che ne pensi del Tempio Yunju? Oh, è molto interessante. Non vedo l'ora di mostrarlo ai miei amici in Italia.